favorire la partecipazione e il confronto sui temi della salute con l'obiettivo di migliorare la conoscenza e i percorsi di accesso ai servizi sociosanitari del territorio. È uno degli obiettivi dell'Agora della Salute, iniziativa ospitata dalla Biblioteca San Giorgio di Pistoia nell'ambito del progetto Cantieri della Salute di ANCI e Regione Toscana. L'occasione è servita anche per fare il punto sui nuovi modelli di sanità territoriale e sulle nuove infrastrutture sanitarie e sociali previste e finanziate in particolare attraverso le risorse PNRR. Una nota uscita nei giorni scorsi da Agritourist Toscana, sezione di Confagricoltura Toscana, parlava di un calo del 25% di presenze negli agriturismi di alcune zone della regione per i mesi di giugno e luglio, con una situazione in leggera ripresa prevista per il mese di agosto. Di fatto nel pistoiese, così come nella zona del Chianti e della Lucchesia, la situazione appare stabile se non in controtendenza. Meno violenze, più affari, quindi tentativi corruttivi e infiltrazione nell'economia legale. Così si potrebbe riassumere l'attività delle associazioni criminali in Italia secondo il rapporto sui primi 6 mesi 2023 presentato nei giorni scorsi dalla Direzione Investigativa Antimafia. Nella relazione della DIA la provincia di Pistoia è citata due volte, la prima con particolare riferimento alla Val di Nievole rispetto alla presenza di soggetti legati alla camorra, la seconda insieme alle province di Firenze e di Prato relativa alla criminalità di origine cinese, specialmente nel distretto tessile di abbigliamento. Con la sfilata di apertura dei festeggiamenti Jacopei, curata dal Comitato Cittadino di Pistoia, che si è tenuta la sera del 1° luglio dal centro storico fino allo stadio comunale, si è inaugurato ufficialmente il Luglio Pistoiese, mese dedicato alle tradizioni jacopee che culmineranno il 25 luglio con la giostra dell'orso. Il conto alla rovescia per la Notte Rossa Avis è già iniziato. Il 4 luglio è sempre più vicino per una serata ricca di eventi in 15 punti della città. Piazza del Duomo accoglierà l'evento principe, ovvero Nostalgia 90, poi altra musica, spettacolo, magia, sport e tanto altro per piccoli e adulti. Divertirsi è il monito apparente, sensibilizzare invece è sicuramente il verbo trainante che ha portato l'evento alla 12ª edizione e che tutti gli anni cresce insieme alle persone che si avvicinano alle donazioni. Alessio Terrasi, gruppo podistico Alpi Acquane e l'azzurra Sara Giomi, Cus Pro Patria Milano, si sono aggiudicati la 47ª edizione della massacrante ultramaratona Pistoia Betone, con percorso quasi interamente in salita. Alessio e Sara hanno anche conquistato la maglia tricolore della 50 km. Quest'anno, infatti, la corsa assegnava il titolo italiano di specialità. Ottima, come sempre, l'organizzazione dell'atletica Silvano Fedi.